Voglia matta di tornare quanto prima in campo ed essere decisivo con una nuova divisa. A suon di gol sono 101 sin qui in carriera e assist vincenti per i compagni. Ritratto di Vito Leonetti, barese doc, che a 29 anni ha scelto di tornare in Puglia e sposare il progetto Audace Cerignola. Dal ritiro di San Giovanni Rotondo, l'attaccante esterno spiega cosa l'ha spinto a scegliere il giallo-blu. Ho scelto Cerignola perché il direttore mi voleva fortemente ed era super interessato a me e io non potevo dire di no a lui, anche perché dietro di lui c'è un grandissimo presidente che è molto ambizioso, quindi a me mi è piaciuta subito l'idea di venire a Cerignola, quindi poi c'è un'ottima atmosfera, il pubblico, è sempre bello tornare a casa e quindi sono molto contento di far parte di questa squadra. Nel 4-3-2-1 che il nuovo allenatore dell'Audace Ivan Tisci ha in mente, Leonetti occuperebbe uno dei due posti alle spalle del centravanti. La priorità del classe 94, 25 gol in 66 presenze nell'ultimo biennio con la Turris. Al momento è però quella di recuperare in tempi stretti dalla lesione d'alto grado all'adduttore sinistro che lo tiene fuori dai campi ormai da 3 mesi e mezzo. L'obiettivo è quello di mettermi a disposizione per la squadra per tutto l'anno e dare il meglio di me per questi colori, anche perché sto attraversando un momento di ripresa, quindi appena sarò a disposizione per i compagni darò tutto me stesso per loro e per i tifosi. La concorrenza non fa paura a Leonetti, l'attacco del Cerignola attende un altro arrivo ed è già stato arricchito con Franco Sosa, 28enne argentino che dopo aver concluso la scorsa annata con 12 gol e 8 assist nel girone H di Serie D con la team Altamura, si prepara a vivere la prima esperienza tra i professionisti in Italia. Altri elementi di qualità sono Ismaila Schick, 10 reti e 8 assist tra regular season e playoff nella scorsa stagione, e Michele D'Ausilio, anche sul 23enne di Milano, 5 gol e 6 assist nell'ultima annata, ci sono gli occhi della B. Al vertice dell'attacco ci sono poi i 15 gol messi a referto nella scorsa annata da Giancarlo Malcore, senza dimenticare Filippo D'Andrea, 5 centri nell'ultima stagione. Ci sono parecchi compagni di squadra in attacco che hanno un grandissimo valore, quindi c'è da giocarsela sempre, però sono molto contento di farne parte perché loro mi possono dare anche una mano in più per diventare ancora più forte. Alla voce obiettivi per Leonetti non ci sono però traguardi personali. Il prodotto del settore giovanile del Bari si concentra solo sui risultati di squadra. Non ho un numero di gol precisi, ho solo in mente di far bene con la squadra e di raggiungere obiettivi molto vincenti, perché il nostro progetto è molto vincente e puntiamo sempre più in alto.